Avevamo fatto un'intervista nel 2017 per il Campus Inti, siamo di nuovo qui nel 2023. Che cosa è cambiato nel frattempo? Beh sì, quell'anno lì ero ancora sindaco, mi ricordo che proprio in quelle giornate lì avevamo scoperto di nuovo della notizia tramite i giornali. All'epoca mi ricordo che l'azione che avevamo portato in campo era proprio quella di sollecitare il Comune di Genova affinché ci fosse una collaborazione, soprattutto nella comunicazione, perché era veramente assurdo e illogico che le notizie venissero scoperte dai giornali. Avevamo fatto una comunicazione con il Comune di Serrallicò e col municipio proprio per chiedere un incontro. Sulla base di quell'incontro, poi nel 2020, quell'area lì dove in teoria dovevano collocare le nuove strutture è stata inaugurata per una rimessa degli autobus e pochi giorni fa di nuovo proprio in quell'area lì che è stata quindi inaugurata nel 2020 dal Comune di Genova è ritornata la notizia sui giornali. Anche questa volta giustamente il sindaco Sara Dante ha chiesto subito a Genova spiegazioni, ma più che altro per la chiarezza e soprattutto diciamo, la trasparenza che ci deve essere fra i rapporti istituzionali. Come allora, anche oggi ci siamo mossi nello stesso modo, quindi chiedere spiegazioni, chiedere la progettualità e parlare con gli enti. Quello chiediamo e quelle sono le azioni che noi porteremo in campo. È partita giorni fa proprio una lettera del sindaco chiedendo un incontro urgente sulle dinamiche che non solo parlano dello sviluppo del campo, ma della nuova viabilità, della strettoia che noi abbiamo dopo la galleria da più di un anno e mezzo, da tante problematiche che in Valpolcevera oramai diventano problematiche che sono croniche perché la risposta non arriva dagli enti preposti e l'ente preposto è il Comune di Genova.